L'emergenza coronavirus ha fermato anche lo sport. Ne parliamo con Mirko Botero, presidente della Servizi Sportivi di Ovada. Un blocco che avrà conseguenze molto negative per il Il futuro. problema vero è che non si sa quando potrà riprendere lo sport, perché al contrario dello sport, del calcio a livello nazionale, dove si fanno parole di porte chiuse e porte aperte, il discorso che le società piccole, soprattutto quelle che frequentano gli impianti nostri qua dove vada, hanno problemi tutte. Difatti stanno cercando di utilizzare sistemi social per trasmettere ai propri tesserati le movimentazioni, comunque diciamo, le cose che possono fare da casa. Il problema vero sarà poi alla riapertura, dove sicuramente c'è contatto, perché lo sport, quasi tutti gli sport sono di contatto. La piscina avrà sicuramente problemi per gli spogliatoi, come d'altra parte siamo stati aperti ancora un po' prima della decisione di chiudere totalmente, però il problema vero sarà la ripresa veramente, quando, per capire come si potrà fare per di nuovo fare attività. Avremo problemi sicuramente con il Geirino per quanto riguarda l'ostello, perché nell'estate abbiamo le prenotazioni sicuramente di società, avevamo le prenotazioni di società del Milanese e del Varesino, che purtroppo sono state disdettate, e secondo il nostro punto di vista l'attività, almeno per quello che posso pensare io, non inizierà prima del mese di ottobre per quanto riguarda il discorso, diciamo, sportivo, sperando che a quel periodo ci siano state dettate delle regole precise che noi cercheremo di rispettare al massimo e daremo a tutte le società che frequentano l'impianto. Però il problema poi diventerà sicuramente economico, perché comunque sia le società che noi, siamo gestori dell'impianto, in questo periodo abbiamo tutte le spese che vanno avanti, compresi i mutui, e dovremo vedere come fare per riprendere l'attività. Tra l'altro, i tanti iscritti, parliamo soprattutto delle famiglie, hanno versato quote per l'iscrizione dei loro ragazzi, senza poter poi usufruire dei corsi completi. Come si ci regolerà in merito? Come da tutte le parti ed è consigliato anche dal governo, noi abbiamo sospeso tutti i pagamenti, soprattutto per quanto riguarda la piscina che è fatta da noi direttamente, e questi soldi versati saranno a disposizione per eventuali corsi che succederanno prossimamente. Mentre invece le società che sono autonome, ho visto che quasi tutte, visto che pagano trimestralmente o addirittura mensilmente, hanno sospeso i pagamenti. Chi li ha presi subito sarà la società che li ha presi, che cercherà di trovare dei modi per soddisfare i genitori e i bambini. Come devono venire incontro le istituzioni a chi subisce una crisi devastante come voi? Secondo il mio punto di vista dovremmo renderci conto, almeno mi piace il calcio, ma dobbiamo renderci conto che dobbiamo aiutare i più piccoli e non le società di Serie A, che possono anche giocare con qualche campione in meno. Vorrei dire, il campione italiano sarà un po' meno importante, però la realtà vera è che a partire dai comuni, dalla regione, poi secondo me è fondamentale il credito sportivo dovrà fare in modo, come sta facendo il governo per quanto riguarda le attività economiche, dare una mano e dare la possibilità a tutte le attività sportive, qualcosa c'è già, ma stanno sicuramente studiando qualcosa, per poter permettere di rimediare a questi mancati incassi e soprattutto per programmare l'attività serenamente, pagare gli allenatori, gli istruttori e avere l'attività garantita per i prossimi anni.